Il principe Harry torna a Londra? La chiamata che in tanti si aspettavano è arrivata, sta per cambiare tutto. Cosa succede? Gli ultimi mesi non sono stati facili per la famiglia reale inglese. Da quando è morta la regina Elisabetta, il Regno Unito ha fronteggiato diverse problematiche, e ha vacillato in più di un'occasione. A preoccupare particolarmente l'annuncio della malattia di Re Carlo e in seguito di Kate Middleton. I due, dopo essersi sottoposti ad intervento chirurgico, hanno rivelato di avere un tumore. E se il sovrano ha preferito rendere la notizia ufficiale sin da subito, la principessa di Galles si è ritirata dalle scene. Il gossip su di lei è impazzito e diverse le teorie che sono circolate sulla sua assenza. Alla fine di marzo Lady Kate ha rivelato di avere un tumore, di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva, e di voler tornare al più presto al lavoro. Oggi la reale sembra stare meglio, è apparsa in alcune manifestazioni pubbliche, ma non è ancora fuori pericolo. In questo quadro critico, dove la regina consorte Camilla ha rappresentato la corona inglese da sola in diversi eventi, non ha avuto una parte a Harry. Come è noto, il reale ha rinunciato ai titoli, vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i figli, e non è più un rappresentante della corona inglese. Quando ha saputo della malattia del padre è volato a Londra, ma non ha incontrato il fratello e la cognata. Del resto la pubblicazione del libro Spera ha gelato i rapporti fra i fratelli, e in particolare tra le due cognate. Ora sembra che Harry abbia ricevuto una chiamata da Londra. Ecco cosa sta succedendo. Harry vola a Londra? Nuovo incontro a palazzo. Secondo alcuni rumors accreditati, Harry avrebbe ricevuto una chiamata da uno dei membri della Royal Family. Il duca di Sussex negli ultimi anni ha incontrato solo occasionalmente il padre, e il fratello ha rinunciato a presenziare anche ad alcuni eventi privati di corte per non infastidire il genitore e William. Quest'ultimo sarebbe molto arrabbiato con il fratello minore, e per il momento non avrebbe nessuna intenzione di confrontarsi con lui, nonostante i tentativi degli altri familiari. La certezza che il figlio minore di Diana e Carlo voli nel Regno Unito nei prossimi giorni non c'è, ma alcuni insider di corte sono pronti a scommettere su un suo imminente arrivo. Harry e William supereranno le incomprensioni? Del resto anche Kate è molto legato a Harry e sembra che sia stata proprio lei, lo scorso anno a richiamare il cognato a Londra. Kate è stata in contatto con Harry per dirgli di tenere la testa alta e di non preoccuparsi troppo di queste temporanee battute d'arresto, ha dichiarato una persona molto vicina alla principessa.